Salve a tutti iscritti e non iscritti, siamo qui su un gioco molto... Su piccoli incubi. Sì, su piccoli incubi. Che bello. Prison, no, empty, cominciamo da qua. Il secondo, il primo tienimelo. Allora, io sono stato costretto, ma sono abbastanza curioso di provarlo questo gioco, in effetti, dal signor Nanni. Mi ha detto che è poetico e con pochi soldi potete acquistare questo capolavoro. Io l'ho scaricato gratuitamente. Non l'hai scaricato? Acquistate prodotti originali. Walt Disney Home Video. Adesso c'è buio. Comunque, mi ha proprio incuriosito. Anche sono andato anche a vedermi la lore di Nero Wolf. Mi sono un po' spulciato un po' la trama, la lore dietro a questo capolavoro. Già la trama è minima. Perché già la trama è minima. Qui c'è una signora. C'è tanto lore. Sì, la signora, se la ricordi bene, perché... Sì, poi vestita in maniera all'orientale giapponese come una geisha, guarda. Mamma mia. Piccina, sei spaventata. Stava in una valigetta, è talmente piccina che sta in una valigia. Sì, ci sono tante teorie sul fatto, sul perché fosse su quella, in quella valigia. Intanto bisogna spiegare chi è. Lei, da quanto mai detto, da quanto ho potuto capire, si chiama Sei. Six. E non si sa perché si chiama Sei. Cioè, penso che prima di lei e anche dopo di lei ci siano altri... Cosa sono? Una bambina? Cos'è? Sì, è una bambina. Comunque, partendo con ordine, questa probabilmente sarà l'unica nuova serie che finiremo, perché dobbiamo ancora... Ah, devi accendere quella cosa, però non mi ricordo che tasto devi premere per accendere. Proviamo il tasto destro, proviamo mi il tasto... Mi pare F. Prova F. Sì. Ah, con F attiviamo... Grazie. Adesso proviamo con questo. Devi tirare, sì. Madonna. Questa serie la finiremo probabilmente perché è abbastanza breve, quindi... Sì, ma la cosa bella... E che sono... Che continuano comunque. Sono abbastanza contento del fatto che con poco, con pochi soldi e tanto impegno, si riesca comunque a creare un prodotto valido. Ci sono un sacco di giochi di questi tempi che investono molto sulla grafica, sul gameplay. E vai giù, maledetta bastarda. E, tutto grafica e niente sostanza. Tutto grafica e niente sostanza. Invece questi produttori del... non so, di da casa produttrice. Non me la ricordo. Comunque Maius che percorrere, se non mi ricordo male. Perché solo io che... sono abbastanza... Ah, F per spegnere l'accendino. Sì, infatti, ora non ci serve. Stiamo salendo le scalette, ci stiamo imbarcando. Poi visivamente è bellissimo, cioè nella sua semplicità. Mi ricorda tantissimo Limbo. È dagli stessi... No, non vorrei dire una cagata. Però diciamo che comunque lo stampo è quello. La trama è minima, nel senso che va spulciata piano piano. C'è qualcuno lì, che cos'è? Cioè c'hanno un significato nascosto entrambi i giochi. Ah, devo tenere premuto, ok. Madonna ragazzi. Che non ci ho giocato. Io l'ho già giocato tutto, ma non molto tempo fa. Però già non mi ricordo nulla. È bello, l'impatto visivo è bello. Non è una grafica pompata al massimo, ma comunque ti incuriosisce. Ah, tutta quell'affare. Io non so perché sto tenendo. Ah no, aspetta, no, mi sembrava che perché più avanti ci sono degli occhi che ti osservano, e se ti fissano troppo a lungo bruci, quindi. No, ragazzi. Ah, devi premere il click del mouse. Ah, in effetti, avete ragione. Non ti aggrappi. E così con i tasti freccia, poi vedere sto povero disgraziato, ti vai su. Guarda, non si vede altro. Porca puttana. Diciamo che c'è la lettera, si può leggere? No, non si può leggere niente. Alcuni dicono che questo sia il padre della bambina, però... Guarda che intelligenza, l'ho capito subito. Comunque, mi ha incuriosito, volevo provarlo e devo ora come ora non mi sembra male, ecco. Oh. Avanti. Ok, ci siamo. È terribile. C'è merda da tutte le parti. Il legno scricchiola, ci sono delle pale. Altra merda porra sporca lì. Puoi aprire il frigorifero, da quanto dice la mano. Lignometti, quelle bestiacce. Sì, li ho notati prima, vediamo un po'. Più ne abbracci, più ce ne saranno alla fine poi. Quello dovevo abbracciarlo. No, però no, mi pare se che lo stesse... seguivi. Allora, prima di tutto, quando accendi le torce, quelli sono i punti di salvataggio. Che se muori ricominci dal checkpoint. Scusate, ma se ora andavi giù, l'ognomo si infilava in un buco dove potevi seguirlo e accendere un'altra torcia. Non lo sapevo. Ok, intanto.
Ah, e se cadi dall'alto, da troppo in alto muori. Mamma mia. Comunque, non mi sembra male, ecco. Mi fa almeno dire, voglio andare avanti, voglio vedere dove stiamo andando, ecco. Attenta a quei nodi. Che è? Sanguisughe! Ok, per ora comunque è tutto tranquillo qua. Quella è una... Scappa, scappa, scappa. Non mi ricordo se doveva succedere questo. Corri. Corri! Ah! Vai, vai, corri, corri! Corri, Gnometta! Ok. Questo? Ah no, c'è una torcina qua. No? Ah, sì. Ok, sì, guarda come checkpoint. E questa... Ma che cazzo fai? Ma si fanno sti scherzi? Piano piano. Ok, sì. Poi non si sa che siano quegli gnomi, alcuni dicono che Beh, siano. la loro statura è molto più bassi di lei, quindi sono proprio... Potrebbero essere anche loro bambini, però si vede in faccia lei, si vede poco. Beh sì, c'è anche la. Oltre al cappuccio la faccia nascosta dai capelli, quindi. Cioè, non vogliono so far sapere chi è. Proprio rimane un'incognita, gli rimane un numero lei, non... Vediamo un po'. No, ma poi anche nel fumetto che è uscito, tipo io. Recentemente, mi hai detto che è uscito ieri, cioè Sì. anche a me Cioè, anche lì comunque, perché la cosa particolare di sto gioco è che nessuno per tutta l'avventura dice una sola parola. Né lei, né i mostri, né la signora. E anche nel fumetto lei non dice una parola. signora o anche la ragazza? È la bambina, sai? Perché incontra degli altri bambini che parlano, gli dicono pure ti ricordi chi sei, roba del genere. E lei sta zitta. Ovunque sono sti cosi. Ma Provo ad abbracciarlo, no? Era lì. Dove sei? Bastardo? perché quelli si nascondono? Si nascondono, ma si nascondono da noi perché sanno che siamo pericolosi In e generale, sì. non si fidano. E chi cazzo è quello? Non mi ricordo come si Ah, chiama, eh. aspetta! Il custode, the janitor. Sì. The janitor. Ok, perché io comunque mi sono almeno documentato. Io solitamente prima di acquistare un prodotto cerco sempre di... Ah, e Madonna. stai attento perché lassù poi c'è il docchio. Ok, vai giù. Che avevo bisogno di... Ok. Comunque diciamolo, quello si chiama custode. In pratica rassetta le stanze, la sua stanza, rassetta un po' in giro, No, 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 prende le... no, 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 no. Le mette a posto la roba e fa una cosa abbastanza brutta. Diciamo che Invia i bambini al macello. in pratica è questa la storia. I bambini vengono utilizzati come cibo. Siamo dentro un resort, lo chiamano il resort, ma è una nave Ah, sta attento lì sostanzialmente. non andare dalle sbarre che sono elettrificate e Sì, vedo moriresti. l'elettricità. E comunque dicevo una nave, siamo dentro una nave, come avrete potuto capire, però lo chiamano resort. Allora, Si chiama The adesso Maw, le fauci. E devi andare. periodicamente attracca Aspetta, chiudi la porta. Vacci sempre lo stesso giorno, ma in luoghi diversi. E dietro e spingila. fa il suo rumore per far capire che è arrivata. Spostiamo quella di carta igienica, scommetto, Sì. no? Ok, e dicevo, attracca. E arrivano gli ospiti, che sono praticamente degli ammassi di carne con delle gambette piccine che entrano in questa nave per cibarsi appunto dei bambini, che sono praticamente la pietanza principale. Ok, vai, corri finché prima che clicchi per passarci. Ok, corri, 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 vai, vai dritto. Prima che si riattivi. Questa è la stanza dei giochi. Cioè, volendo, se ci resti prima che ritorni la luce, poi vedrai che. Madonna che spavento, ero proprio all'ultima, al limite. Qua si può aprire una porta? Oh. Non mi pare, però. Qua dovrebbero essere comunque le stanze degli ospiti. E il custode ha il compito, grazie alle sue lunghissime No, braccia, gli di... ospiti qua non credo che siano tutte le celle dei bambini. Perché
Perché se i bambini sono così piccoli, gli stanno nelle gambe i bambini in teoria, no? Eh sì, ma le porte, non credo che adattino le porte delle stanze alla grandezza dei bambini. Attento all'occhio. Che comunque sti bambini comunque li fanno anche passare il tempo, li hanno fatto sta sala giochi, li fanno divertire e tutto. Ah no, corri, corri, corri! Io ti vedo. Ok, preparati a nasconderti. Che torlo... è il custode. Non posso accendere la luce. No, lui è cieco. Sì, è cieco, però potrebbe sentire il rumore. Sì, direi che puoi provare ad andare. Infatti qua ci sono i bambini che dormono. Un topino. L'atmosfera è molto alla Tim Burton. Ah, ecco, la fame. La fame gioca un ruolo molto importante in questo gioco. Sento il battito accelerato della ragazza. E infatti, vedi, questa sembrerebbe una mensa alla fine, quindi i bambini un minimo gli viene dato da mangiare. Beh, devono essere grassi per... E lui? Ehi! Madonna, neanche io questi morsi di fame. Eppure la mia pancia fa Sembra più grande degli altri bambini. Sì, è un po' più alto. È un maschio? O alta, sembrerebbe un maschio. Non Ma quell'età è un po' difficile. E mangia! Non ti voglio sentire, eh. Mangialo. Però sta mangiando carne di bambino. Perché l'unica cosa che viene servita in questa. Nelle fauci è carne di bambina, così prelibata. Possiamo parlare? No, ora lui mi pare che si sieda. Forse lo puoi illuminare per vedere un attimo. No. No, si vede nulla. Sembra una bambina, vedi i capelli. Ah, infatti si siede. Però non sono sicuro. Da questa luce mi è un po' difficile valutarla. Cappi? Cioè qua la gente da un momento all'altro potrebbe anche suicidarsi, cioè... Angoscia, cioè molta angoscia. Sì, usa premilo tu il tasto perché io non riesco da tutte e due. Ma lei si stanca a correre troppo. Sono gabbie, tutte gabbie. Ah ok, allora qui dobbiamo Questo bisogna spingerla. No. Non lascialo stare, allora... Seguiamo quella strada. Esatto. Scendiamo di qua. Poi. Ok. Sembra sì. Fattibile. Bene, male, qua. Mi ricordo. Yes. Okay. Ok. Andiamo su. Ok. Ah sì, accendi la torcia. Sì, mi conviene. Prendiamo una bella rincorsa. Eh no, aspetta che torni indietro, che ormai è già abbastanza lontano. Dondola. Ok, vai con CTRL, vai. Ok, fammi salire. Dove stiamo andando? Ora credo che bisogna arrampicarsi sulla catena. Ah, sulla catena, allora andiamo sulla catena. È l'unica cosa colorata di tutto il luogo. Eh sì, è in forte contrasto. Ora... sì, la scala. Però mi pare che dobbiamo trovare l'interruttore, ecco, infatti. Però... No. Ah, ok. Proviamo di qua, allora. Sì. Anche perché non vedo alternative. Era fatta così a caso quella. Ah, prima prova la leva. No, bisogna dar corrente, forse. Ok. Mm.
Proviamo a darci un bello strattone dall'altra parte. Ok, adesso con tanta forza proviamo a buttarlo da questa parte. Vediamo se facendolo oscillare otteniamo qualcosa. Ah, ok, allora sto qua, però devi... Se non mi ricordo male, devi, subito dopo averlo spostato la leva a sinistra, devi correre velocemente e saltarci sopra. Se non mi ricordo male. Però non devi sbagliare. Non ho capito, cioè adesso si sposterà a sinistra. Allora... Aspetta, faccio vedere così. Ah, ho capito che intendi. No, ce la fai facendo... Okay. Ok, vai. Ok. Wow, wow, sbatte! Non capivo all'inizio come lo dicevi, ma adesso ho capito, sì. Non sapevo come spiegarlo. Ok. Qua sono gli archi, qua ci sono le ricevute. Si spetta okay. Tutto, mi serve CTRL, CTRL. Corri. E mi serve CTRL. No, CTRL per abbassarti. E come cazzo si dice? Maius. Ma questo lo devi spingere giù. Madonna che forza. Isuana! Scendi la torcia. Un altro cappio, divertente, se ci vuoi. Ci devo liberare! Prova! Sì, non abbiamo. Dove cazzo vai? Sempre che ce la facciamo in tempo. È più pesante di una cassa di ferro. È un po' strano, Sì, cioè. No, non è detto che sia. Peserà se no 15 kg quella bambina. Eppure è abbastanza magra, quindi. Te che cosa posso fare di te? Ma corri prima che torni la corrente. Ma ormai... Altrimenti dobbiamo rifare tutta la strada. Ma stai scherzando? No, sto scherzando. Sì, attento a sti rischiacci. Ok, è fatta. Adesso però mi sa che arriva... Ah, no. Pensavo arrivasse il custode. Vediamo un po' i movimenti dell'occhio. Minchia. È abbastanza evitabile comunque. Ah, devi nasconderti dietro il carrello e correre... Ecco, infatti. Cammina all'ombra del carrello. Aspetta che... infatti. Se ne va... Non è morte sicura, questo lo rende un pochettino più semplice, però comunque. E no, corri. Ah! Correre! Aspetta, ho capito. Sì, dai. Molta gente ci muore alla prima. Oh, invece io no. Guarda che fiero. Io c'ero morto perché non sapevo che fare, dove ne torni indietro, aspetta. Ah no. Ad aspettare di morire. Che cazzo fate voi lì? Aspettate! È il primo capitolo finito. Ah sì, è vero. Quindi ci possiamo anche salutare per il primo episodio di Little Nightmares. È stata una bella esperienza. Il primo capitolo, sono morto solo. Vabbè, morto. Mi sono fatto vedere solo una volta. Ho fatto un salto impossibile. I mini enigmi, chiamiamoli enigmi, erano carini. Adesso noi, ho detto, adesso noi stoppiamo qua. E nulla, speriamo che vi sia piaciuta, non è particolarmente originale. Entusiasmante all'inizio. Sono fatto male. Si è rotto, adesso andiamo a denunciare l'associazione degli sportelli. Va bene, mi sono rotto un dito, noi andiamo all'ospedale, ci vediamo tra qualche settimana. Sì. Arrivederci.